aumentare la mortalità prematura delle imprese femminili. Questo è l'obiettivo primario del progetto IDISA, promosso dal gruppo di lavoro Donne e Impresa della Consulta regionale femminile. Il corso, ospitato nell'accogliente sede di Magistra Formazione, è stato incentrato su una serie di attività a sostegno dell'imprenditoria femminile. Durante le lezioni che abbiamo fatto in aula abbiamo trattato un argomento importante. Innanzitutto abbiamo spiegato alle future imprenditrici come decidere di fare un'impresa e quali sono gli aspetti fondamentali per condurre un'azienda in modo redditizio e in modo proficuo. Poi abbiamo spiegato loro anche quali sono i bandi attualmente esistenti per poter finanziare un'impresa, soprattutto per le imprese femminili, e quindi come accedere a dei finanziamenti a tasso agevolato, a dei contributi a fondo perduto. E infine praticamente abbiamo trattato tutti gli aspetti legati agli adempimenti amministrativi e legali necessari sia nella fase di avvio dell'azienda sia nella fase poi di sviluppo. Molto interessate, perché naturalmente soprattutto nella prima lezione, quando abbiamo spiegato appunto tutti gli aspetti importanti per decidere se avviare un'attività in proprio, che naturalmente è diverso rispetto a un'attività da dipendente, sono state molto interessate e mi hanno appunto detto che hanno avuto tanti concetti che magari fino ad ora non li avevano proprio considerati, quindi sono state veramente molto interessate.